Bentornati o benvenuti sul mio canale se siete dei nuovi iscritti e benvenuti in questo nuovo video. Cosa vi mostro in questo video? Un'altra maschera colorata per i capelli. Chi di voi si ricorda del mio video sugli acquisti che ho fatto da Lillacois si ricorda anche di questa maschera colorante al cioccolato della marca Alama Professional. È arrivato il momento di farla insieme a voi. Questa di Maria Nila mi aveva coperto alla perfezione la decolorazione che avevo, ma i capelli bianchi sono tornati. A parte che si vede un pochino scaricato, ma è normale, l'ho fatto un sacco di tempo fa. Eccoli qua i miei capelli bianchi, li potete vedere in base a come muovo la testa. E quindi vi faccio vedere come si comporta questa maschera qui colorante per i capelli al cioccolato. Come vedete qui c'è scritto che non contiene ammoniaca e dura 4 shampoo. Vediamo se è vero. 300 ml di prodotto, appunto questo è il marchio. Ma prima di iniziare, io vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale, attivare la campanella così da non perdere nessuno dei miei video e se vi va seguirmi anche su Instagram. Giù nella descrizione trovate il link diretto che vi porterà direttamente alla mia pagina Instagram. Ti aspetto anche lì. Come effetto colorante volevo soltanto mostrarvi cosa dicono loro se hai un biondo. Ecco qui l'effetto colorazione, mentre invece questo qui è un altro tono, quindi un castano. Dà un leggero riflesso, come vedete. Vi vado a leggere le caratteristiche di questa maschera. Cosa è indicato? È indicato che nutre, intensifica, tonalizza capelli naturali, colorati e con mesh. E come uso è indicato dopo lo shampoo, indossando dei guanti monouso, distribuire uniformemente con il pettine sui capelli tamponati. Lasciare in posa dai 3 ai 15 minuti. Viste le esperienze precedenti, io le lascerò in posa di più. Ovviamente voi lasciatelo in posa in base alle vostre esigenze. Io ho la speranza che un briciolino mi vada a coprire il bianco dei capelli e quindi ci provo a lasciarlo di più. E infatti qui dice a seconda dell'intensità del riflesso che si vuole ottenere. Risciacquare con cura. Il prodotto può provocare una reazione allergica. Di solito è sempre bene metterne un pochino sulla cute per vedere qual è la reazione della vostra pelle. Quindi non andare a rimuovere con lo shampoo questa maschera qui. Perciò vi lavate i capelli e poi applicate questa maschera e andate a risciacquare. Non parla nemmeno di balsamo. Io vedrò in base a come si comporta questa maschera sul mio capello. Se lo lascio morbido non metto nessun balsamo, se invece me lo lascio un po' secco allora la vado a mettere. Questo prodotto si chiama SOS Color and Go. Non ve l'ho detto, vi ho detto la marca ma non il nome del prodotto. Perciò vado a lavarmi e ci vediamo dopo. Eccomi qua con i capelli lavati, li ho già spazzolati e ho qui il mio pettine a denti larghi per poter andare a applicare meglio la maschera. Ho tolto il sigillo di sicurezza, di garanzia che c'era qui. Eccola qua, la maschera. Bella scuretta. Vado a metterla principalmente sulla base dei miei capelli, perché è quella che ha più capelli bianchi, quella che ha più bisogno. È un po' anonimo, comunque va benissimo. Mi sono macchiata, ma vado a pulirlo con una spugnetta, un pochino di un batuffolo di cotone, insomma, prima di lasciarlo in posa. Dunque mi sembra di aver coperto abbastanza bene quasi tutta la cute, quasi, perché qui vedo che manca. Non so se lo vedete voi, ma io riesco a vederlo. Ora
lo metto sulle lunghezze. Per farlo divido in due le mie ciocche e vado a pettinarle innanzitutto e poi ad applicare la maschera. Vado a fare la stessa cosa anche da quest'altra parte. Mi è caduto l'asciugamano, aiuto. Più o meno ho recuperato l'asciugamano, ma ormai i danni li ho fatti. Pazienza. Tanto dovrebbe essere comunque lavabile, ma nel caso metto lo sgrassatore come pre-lavaggio. Adesso fermo tutto con una pinza e vado anche a mettere, per evitare di colare in giro, una cuffia per la doccia. Ho notato adesso che si era rotto il guanto, quindi c'ho un dito marrone. Lascio agire circa mezz'oretta, non faccio né 3 minuti né un quarto d'ora, ma una mezz'ora. Se vedo che dà fastidio andrò a sciacquare prima, ovviamente, mi raccomando, se vi dà fastidio toglietelo. E vado anche a pulirmi un pochino il viso. Molto bene, sono passati 30 minuti, non ho avuto nessun tipo di rossore, nessun tipo di fastidio, tranne qui che mi sono grattata troppo io con la spugnetta e ho fatto danno io, ma colpa mia. Perciò adesso è il momento di sciacquare la mia testa e vado a asciugarla subito dopo. Vi faccio comunque vedere un pochino prima come sono i riflessi con i capelli bagnati. Allora, ho tamponato un po' i capelli in questo asciugamano. Con i capelli bagnati non si vede se ha coperto i capelli bianchi, non riesco a rendermene conto nemmeno io sinceramente. Mi sembra un pochino di sì, però hanno dei riflessi un po' rossicci, non so se riuscite voi a individuarli. È meglio sciacquarsi sotto la doccia perché c'è tanto tanto colore che scarica. Non ho passato balsamo, i capelli sono abbastanza morbidi, perciò adesso li vado ad asciugare, quindi faccio una messa in piega e ci vediamo dopo. Ho stirato i miei capelli. Vi devo dire che la cute è in effetti un pochino sporca, ma molti dei miei capelli bianchi li ha colorati di rosso. Adesso io non so se riuscite a vederli, ma io allo specchio me li vedo, sono un rosso rame, ho dei riflessi ramati che sono praticamente i capelli bianchi che hanno preso il colore, quindi li copre, questo cioccolato mi piace molto, ha dei bei riflessi, i capelli sono belli morbidi al tatto, profumati, ma c'è un ma, non ho messo molta cura nello stirarli con la piastra perché credo che tra qualche giorno li dovrò rilavare, perché comunque non li sento belli puliti come quando faccio lo shampoo abitualmente, quindi di sicuro li dovrò andare a rilavare. Non so se riuscite a vedere i riflessi, ha qualche cosa di mogano rossiccio, appunto quasi rame, ma non mi dispiace minimamente. Comunque con mezz'oretta un pochino i capelli bianchi li ha coperti e sono diventati un pochino rame, quindi qualche riflesso rame me lo dà al capello. Per esempio qui io lo vedo, questo capello qui è rame ed era bianco. Perciò con mezz'ora di posa ha coperto anche i capelli bianchi, non li ha colorati come una tinta normale, ma io vi ricordo sempre che queste qui sono maschere coloranti, non tinte.
quindi ci sta che abbia coperto così. Mi piace molto appunto il colore, ecco qui vedete i riflessi sotto la luce, li lascia anche appunto belli morbidi. Perciò per me è promossa questa maschera di Alama Professional. Questo marchio non l'avevo mai utilizzato, forse una volta ho avuto un campioncino di qualche shampoo, non ricordo, però tendenzialmente non la conoscevo, non l'avevo mai usata. Devo dire che sono rimasta piacevolmente sorpresa, mi piacciono molto i riflessi, contenta che abbia un po' coperto i capelli bianchi, probabilmente tra qualche lavaggio andrà via, ma comunque questo è garantito per 4 lavaggi, o almeno così c'è scritto, e poi ne ho ancora un bel po' da applicare se volessi appunto rinfrescare questi riflessi e provare a ricoprire i miei capelli bianchi. Perciò vi promuovo questo prodotto, non so bene dove possiate comprarlo al di fuori di Lillapois. Secondo me li trovate anche da Acquestapone e Tigotà, comunque questi negozi che vendono questi articoli. Vi faccio ancora vedere una volta, vedete il risultato, non mi dispiace per nulla. Ha proprio dei bei riflessi, dà dei bei riflessi ai capelli. Non conosco le colorazioni, c'era questa colorazione qui color cioccolato, mi sembra un rosso mogano se non mi sbaglio, e forse un rame, non ricordo bene sinceramente. Provate magari a cercarli in questi negozi o semplicemente googlando Alama Professional maschera colorante e vedrete i colori che ci sono, cercate su Amazon, insomma. Secondo me con un po' di ingegno qualcosa si va a trovare. Spero che questo video vi sia stato utile, vi metto nelle schede e al fondo gli altri due video che ho fatto riguardanti le maschere colorate. La prima era quella di BioPoint, la seconda era quella di Maria Mila, che aveva più o meno lo stesso flacone. Ve le metto appunto nelle schede o al fondo, così potete fare anche voi magari un paragone su tutte queste maschere che ho provato e vedere se fanno al caso vostro, le vostre esigenze, quale colore vi è piaciuto di più. Come potete vedere, ormai quella brutta e vecchia decolorazione, dopo tutte queste maschere colorate, non si vede più. Ed è molto facile anche farle, perciò se anche voi avete magari una decolorazione, non avete voglia di andare dal parrucchiere, anche se si può andare, non vi sentite tanto sicure, o non volete più tingere i capelli e non sapete come fare l'ennè, questa potrebbe essere un'ottima soluzione. Sceglietevi bene il colore, sappiate che comunque dopo qualche lavaggio bisognerà rifarli, però meglio che niente, no? Io per adesso vi saluto, fatemi sapere nei commenti se avevate già provato questa maschera qui di Alama, in quale colorazione, come vi siete trovate e se è vero che vanno via dopo soli 4 lavaggi. Lasciatemi un pollice in su come supporto e iscrivetevi al canale attivando la campanellina così da non perdere nessuno dei miei video. Noi ci vediamo al prossimo. Ciao!